Allora, andiamo alla Capture Corporation. La mia musica preferita, qua chi ci vuole? Oh Oh, Vegeta! oh! 101? Sì, duello con 101! Vegeta. Bene! Difficoltà medio, 5 stelle su 7. Sì, ma Vegeta non è il primo pirla che passa in convento. Se pensi che con Vegeta gli scontri siano facili, hai visto un bel mondo! Fuck you, pure Super Saiyan! Perfetto! Quindi la difficoltà si alza. Molto bene. Partiamo subito con una bella combo. Kamehameha Ah. Garlic bloccato. Attenzione, ancora Wolf sul principe dei Saiyan. C'è sempre sto campo di campo di energia, campo di forza, chiamalo come campio vuoi, ti fa smadonnare in una maniera incredibile. Paio di colpi sul principe dei Saiyan. Una bella combo. Raffica, energia, massima potenza. E te la cerchi tutta sul grugno. Si carica il lupo. Attenzione, Porca attenzione! loca! Final Flash! Madò! Me lo sono sentito! Ho sentito proprio la scia dietro le chiappe! Un paio di calci. Un pugno e una bella combo sulla schiena. Ancora, raffica, energia, massima potenza. Kenyo! Conclusione. Il final flash veramente ho sentito la striscia di energia proprio, mamma mia! Quando vuol dire farti un pelo al... Molto, molto pelo! Ogni ad un giuda! Chiacchierola! Mannaggia la miseria! Sono più forte di Kakarot? Sì, da Cazzarola, così! Oh compagno di allenamenti a rivale. la miseria! La prossima volta non sarà un semplice esercizio, preparati ad affrontarmi come se volessi uccidermi, capito? Capì? Di già! Così! Out of Allora, voglio chiederti una cosa. Trattenerti dal diventare un Super Saiyan fa parte del tuo addestramento o qualcosa del genere? nowhere! No! Ehi, aspetta un attimo. Non dirmi che possiedi tutta questa forza, ma non puoi diventare un Super Saiyan. Fatemi sentire uno sfigato! Impossibile! Come può essere con tutta quella potenza, non senti di poter essere qualcosa di più? Mi dovrei fare biondo, ma non c'ho i soldi per il colore, non c'ho i soldi per la tinta. Non sei un tipo sveglio, eh? Bene, te lo insegnerò io! In quanto Saiyan, mi vergogno di te. Ma non tutti si possono fare la tinta ai capelli, che cavolo! Bene, ecco come si diventa Super Saiyan! Urlando come un deficiente? Aspetta, perché dovrei insegnartelo? Se vuoi veramente trasformarti in Super Saiyan, parla con la mia famiglia, anche se non è detto che ti aiuteranno. La tua famiglia, che devo parlare con perché Bulma è Super Saiyan? Sti cazzi. Ma boh. Non sapevo che Bulma potesse diventare Super Saiyan. Bulma, come si diventa Super Saiyan? Oh, perché mi chiedi della prima trasformazione di Vegeta in Super Saiyan? Beh, in quel periodo Vegeta era ossessionato dall'idea di battere Goku. Perché adesso no, Un eh! giorno ha capito di aver raggiunto il suo limite e si è arrabbiato con se stesso, poi ha perso il controllo e si è trasformato. È tipico di Vegeta prendersela con se stesso invece di restare deluso o mollare. Sì, lo so, diventare Super Saiyan bisogna incazzarsi, va bene, lo sappiamo, non ci posso arrivare. E che? Che devo fare? Chiapparella? Pretty Trunks bambino, va! Fermo! Super Saiyan? Aspetta, non sai come trasformarti in Super Saiyan? Davvero? È per questo che stai chiedendo a me? Va bene, in questo caso ti farò un favore. Per diventare un Super Saiyan devi aumentare la tua aura. No, non così, devi sforzarti di più. Esatto, proprio così, credo. Così. Ma
Beh, io sono sempre stato capace di farlo, quindi è difficile da spiegare. Per me è sempre stato normale. Botta di culo assurda. Ma tu sei forte, ci riuscirai sicuramente dopo aver capito come fare. Buona fortuna. Fanculo. Ci sono le luci. Ma ci sono le luci, l'hai visto? Che bello. Ci sono le luci, anche se siamo alle 4 del mattino, ma ok. Tanto oggi sta cantoncina del cazzo che c'è di sottofondo nella Capture Corporation. Capisci ora? Non sembri avere molto sale in zucca, ma almeno capisci qualcosa. Certo. Ma sono sicuro che capisci che non ci si può trasformare solo afferrando il concetto. D'ora in poi ti servirà più della sola logica. Finché non ci prenderai la mano, non riuscirai a trasformarti. Come? Cosa dovrei saperne io? Comunque rabbia e battaglie mortali sembrano poter aiutare. Smettila con quell'espressione patetica. Ricorda, siamo Saiyan. A quanto pare non ho scelta. Non direi che è un amico, ma c'è un altro Saiyan di razza pura sulla Terra. Chi sarà mai? Insieme ti distruggeremo. Non mi tratterrò. Combatteremo con tutta la nostra potenza. Se vuoi sopravvivere, dovrai imparare a trasformarti e imprimerti quella sensazione nella mente. Per una testa di rapa come te non c'è altro modo. Preparati! Saiyan risvegliato, sconfiggi Goku e Vegeta! Atti, chi sarà l'altro Saiyan? Boh? Raga! Diventiamo biondi! Ok, che c'è un piccolo problema. Siamo due contro uno contro Goku e Vegeta. Sono cazzi amari. Ma molto amari. Ok. Wolf, mi raccomando, firma il testamento. E andiamo. Sì, vabbè, già Super Saiyan, buonanotte. Perfetto. Già è difficile sconfiggere Goku e Vegeta insieme. Questo parte in quarta, boy, di una miseria. Sapete. Vai Wolf, si scaglia su Goku Super Saiyan. Una bella combo. Cannone Galip. Ancora il lupo su Goku. Qui l'unica è cercare di mettere capo uno, sperando che l'altro non ti venga a rompere più di tanto le scatole. Però Vegeta è sempre lì in agguato. Purtroppo. Combo. Cannone Galip. Ancora il lupo si avvicina a Goku. Merda, che cazzottone. Ho visto la maschera di Wolf che ha fatto mezzo giro del Giappone. Sveglia, allora. Saiyan. Attenzione. Attenzione. Super Saiyan 3. E adesso come lo mettiamo, come lo mettiamo, Goku? Ecco, coglione. E andiamo, Super Saiyan. Ci abbiamo anche il pittetto biondo. Siamo molto più fighi di voi. Sei arrabbiato, te non ce l'hai il pizzetto, Vieni qua. Lo so che fa rabbia non avere il pizzetto come noi. Puoi essere anche un principe dei Saiyan, ma il pizzetto, tu Vegeta, non ce l'hai. Aia, aia. Uè, principe, hai rotto abbastanza rigoglioni. Combo sulla schiena. Meno, cioè possiamo andare solo di botte. Sì, perché non abbiamo le abilità. Bello, E allora alla vecchia maniera. A mani nude. Vai, vecchia maniera, mani e piedi. E che cavolo. Combo. Poi alle spalle, attenzione che il principe batte in ritirata. Oddio, fai da flash. Cazzo, stavolta l'ho beccato in pieno. Stavolta. Però hai battuto la guardia col Final Flash. Sì. No. No. Perché non viene conclusione? Oh cazzo. No. You've come a long way. Seriously, I'm impressed. Puttana Eva. Super Saiyan 3. Ok. No. Oh cazzo. No, Vegeta. No.
Perfetto, uno super... Merda. Super non ci abbiamo comunque... Merda. Ah. È ancora il lupo. Si avvicina Goku Super Saiyan 3. Combo sulla schiena. Ancora Wolf non si ferma. Però Goku lo spazza via. Però il lupo torna sempre più minaccioso. Un'altra combo. Ancora Wolf su Goku. Poi di calci. Attenzione alle spalle. Ah. Madonna, sta su. Lo schiattone. Boom! Pugno martello sullo stomaco. Ancora il lupo sul principe dei Saiyan. Un paio di calci. Pugno. E una bella combo. No! Catto! No! Marca vacca, Big Bang attacca in pieno grugno! Dai, forza che ce l'hai! Dai! Un altro po'! No! No! Catto! Boom! Conclusione! Oh, meriti! I expect results! Try to use it for good, okay? Missione completata, dominatore grado Z. You're strong. Too strong. Mamma mia. Too sweet. E vai. Nuovo livello. Super Saiyan, hai dominato un'abilità. Proprio non hai ottenuto, hai dominato un'abilità, Super Saiyan. E solo con questi e questi. Sì, mani e pugni. E mani e pugni. Mani proprio. E pugni, beh, mi piace. Mani e calci. Ah. Ah, ecco, proprio così, ce l'hai fatta. Ora ricorda quella sensazione. Non c'è bisogno che mi ringrazi, hai sempre avuto le capacità per diventare Super Saiyan. Oggi hai finalmente capito come trasformarti, tutto qui. È una buona notizia anche per me, ora possiamo allenarci insieme. Se vuoi ringraziarmi, diventa più forte e rendimi fiero. Intesi? Abilità risvegliate. Vai da lì. E adesso... Abilità... Tac! E andiamo, abbiamo il Super Saiyan. E vai, e vai, e vai. Che dobbiamo andare qua. Cosa facciamo? Andiamo anche da Freezer? Sì, ci vuole anche Freezer. Allora andiamo da Freezer e poi concludiamo. Concludiamo questo nuovo episodio. Eccoci qua. Entriamo. Siamo da Freezer. Ciao Pool. Daria. Darbon. Squadra Ginyu. No, Capitano Ginyu. Aiuto, si mette a 90. Me ne vado. Ciao. Ciao. No, 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 no. Hela! Oh! Yeah! Cosa vuoi? Sono Ginyu, capitano della squadra Ginyu. Nova? Ho sentito storie interessanti sulla tua forza. È vero che hai sconfitto Darbon e Dodoria? No, gli ho solo spaccato il... Ora la squadra Ginyu metterà alla prova la tua forza. L'ha deciso Lord Freezer. Parteciperai, vero? Freezer vuole vederti diventare più forte. Possiamo cominciare quando vuoi. Ok. Bene, allora iniziamo. Prova, squadra Ginyu. Andiamo. Sconfiggi tutta la squadra Ginyu. Molto bene.
I cinque dell'Ave Maria. Ok. Bene, partiamo con Barter e Guldo. Due contro uno. Subito pugno e martello sulla schiena di Barter. Questo bisogna stare attenti. Calcio. Un paio di calci. Pugno. E una bella combo. Ok, Barter è KO. Artiglio del lupo su Guldo. Cannone Gallic. A Me la chiamo buono. Prince. Eh no, l'ondina non la lanci, caro mio. Combo. Cannone Gallic. E E vai. Guldo ci saluta. Si carica il lupo. Adesso dovrebbe arrivare Recom o Recum Egitto. Esatto. E molto probabilmente l'ultimo dovrebbe essere Jin. Recum è quello più pericoloso. Quindi cerchiamo di levarcelo quasi subito. E poi pensiamo a G. Ok, è la prima volta che riesco a attaccare così tranquillamente Rekom. Occhio a Jit. Subito una combo. E poi raffica, energia, massima potenza. Vieni qua Jit. Bounce, bam, bam. E boom. Cannone Gali. Ci carichiamo. E adesso arriva Ginyu. E allora ci cambiamo anche noi! Super Saiyan 3! Vieni qua, Ginyu! Dove scappi? Hai paura? Un paio di calci, pugno, combo e raffica, energia, massima potenza! Vieni qua, Ginyu! Bam, bam! Boom! Pugno e martello sullo stomaco! Si carica il lupo Super Saiyan. Occhio alle spalle. Kamehameha Kaioken per 4. Ciao Ginyu. Cioè, signori, Kaioken e Super Saiyan insieme. Non so se rendo l'idea. Don't think for a minute we were giving our all. This was a test for your benefit. Got that? Ma quanto siamo fighi col pittettino biondo? Cioè, quanto siamo fighi col pittettino biondo? Siamo troppo belli noi. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Ancora 90? La Che carta due dell'anziano grandi. saggio è sotto attacco! Che due grandissimi cocomeri. Sì, sono più forti di quanto pensassi. Ciao, bello sfigato. Bel culo. Oh, vai che sono arrivati anche gli altri. Amo. I fantastici 5 deficienti. Quindi due parlano. Qui c'è Freezer che guarda il panorama. Ciao banana! Dodoria! Appunto! Ciao! Cotton City! Noi da qui non ci possiamo buttare giù perché c'è il vuoto. Sì. Quindi da sì, io faccio il teletrasporto. Vado da Majin Buu. Mi posso tranquillamente buttare perché vedi che sotto c'è l'acqua. Yeee! È vero che vi siete anche la robina da
da prendere il cibo, da poi dare a Majin Buu, che poi può fare la famigliola. Ok. Sì, abbiamo solo quel grandissimo spaccabale dell'anziano saggio, ma che due pa... ma che due maroni che fa venire. Allora, vediamo un po' se possiamo comprare qualcosa di bello, però. Allora, dove possiamo andare? No, mix no. Abilità. Super esplosione dell'aura, dio vacante, tempesta gigante. Oh, tempesta gigante non è male, per quello che mi ricordo. Allora, prendiamo questo. E poi mi voglio provare anche questa super esplosione dell'aura, com'è. Io so già come utilizzarle. Andiamo in set abilità. Se le mettiamo. E adesso le andiamo a provare. Andiamo in battaglie offline. Facciamo allenamento. Andiamo su Wolf. Possiamo prendere come... prendiamo Yako. Così ti... oh, così, così prendiamo anche nuovi posti. Dove andiamo? Casuale. Area desertica. Ok. Ok. Bene. Facciamo debuttare queste due nuove mosse. Esatto. Prendiamo a schiaffi Yako. E... pronti? Via! No, ma in allenamento non, non fanno niente. Sono solo qui a pia, vedi? Sono solo qui a pia botte. Bella! E la madò! Vedi? Tieni premuto. Che cazzo di portata si sente dopo? E poi... vabbè, tempesta gigante qua di nappa. Boom! Ok, l'abbiamo... adesso proviamo a vedere come sono. Effetto Super Saiyan 3! Vieni qua, Yako. E la misura, guarda quanto è figo. Super Saiyan 3. Tac! Bene. Così. Adesso torniamo a Cotton City. Però comunque di tempesta gigante tra... dobbiamo tenere una di quelle due, perché ci vuole anche una che becchi da lontano. Perché vedi, bisogna... perché ti... specialmente per quella d'energia ci deve essere molto vicino. Chi cazzo è? È aperto il Colosseo degli Eroi. Cavolo, è che parla? Finito? Grazie. Allora, set abilità. Quindi cosa torniamo? Super esplosione dell'aura o tempesta gigante? Allora, l'esplosione dell'aura bisogna essere molto vicini. La tempesta gigante può colpire anche da lontano. Non tanto. Non tanto? Perché... cioè, può colpire da lontano, ma ti devono essere abbastanza vicini i nemici, perché non è che dici copre tutta l'area di combattimento. Quindi io farei così. Io la super esplosione dell'aura la terrei, perché puttana cosa, sei circondato, ne cacci fuori. Io mi toglierei la tempesta gigante e mi metterei la raffica. Per adesso mi metto questa qui, perché se ti ricordi, quando facciamo la combo con la Kamehameha Kaioken non riusciamo a combinarli, invece questa sì. Quindi, ok. Poi Super Saiyan. Qui lasciamo scorcere lo spirito. Bomba di luce la vorrei cambiare. Kienzan, che non è male. Quindi attivo per Kienzan, che non è... e, ah beh sì, per l'altro abbiamo solo carica potente. Sì, siamo a posto. Adesso miglioriamo gli attributi, che abbiamo ben 25 punti. Allora, io tirerei su la salute a 30. Poi un po' di aura, un po' di vigore. Vigore facciamo 30, attacchi base 20, 20, 25. E io farei così. Ok, conferma.
Ok, quindi salute 33, 25, 30, 20, 20, 25. Ok. Ah, io direi che abbiamo fatto abbastanza. Sì. Siamo anche Super Saiyan, che cosa vogliamo di più? Cioè, questo proprio è un super episodio. E infatti il super episodio lo dobbiamo concludere solo in una maniera. A parte cercare di non schiantarmi come un perfetto deficiente. Oh, che cavolo, di fianco al patatone. Ok, molto meglio così, perché non c'era scritta vecchio che è in Medieval. Ok ragazzi, anche questo nuovo episodio di Dragon Ball Xenoverse 2 è finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, lasciate un commento qua sotto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, speriamo di registrarlo più di frequenza. E noi con Dragon Ball Xenoverse 2 ci vediamo nel nuovo episodio dove faremo la storia. Bella regà! Un saluto dai Wolf Brothers, da Wolf e dal patatone! Ciao ciao! Adesso Wolf è Super Saiyan 3. Col pizzetto biondo. Cioè raga, di che vogliamo parlare?